aree interne e morti sul lavoro al centro della festa regionale del 1° maggio, che quest'anno si è svolta a San Costantino Albanese. E oggi al Teatro Stabile di Potenza la tradizionale consegna delle stelle al merito per chi ha fatto del lavoro una ragione di vita, distinguendosi per perizia e laboriosità. La politica, dopo la vittoria in Friuli della Lega, Pepe e Cappiello in Basilicata reclamano un centrodestra a trazione leghista. Dal fronte PD si irrigidiscono le visioni dei renziani e i Leu chiedono un progetto che parta dai problemi della gente. Una 3 giorni in piazza Mario Pagano a Potenza con l'Associazione di Oncologia Medica per offrire consigli e informazioni sulla prevenzione. E al via oggi la 12ª stagione del Volo dell'Angelo tra Castelmezzano e Pietrapertosa ed è già boom di prenotazioni. Calcio non si ferma l'entusiasmo a Potenza dopo il ritorno in C. Nel corso della trasmissione Ma che calcio dici, Mister Ragno ha raccontato l'impresa con una dedica speciale. Buon pomeriggio, edizione di martedì 1 maggio della Nuova TG, in apertura il lavoro e la festa appunto del 1 maggio, fermare le morti sul lavoro ed accendere i riflettori sulle aree interne e sullo sviluppo economico e sociale della regione, questi temi scelti per la festa regionale del 1 maggio di Basilicata che quest'anno si svolge a San Costantino Albanese. E allora nel prossimo contributo andiamo a sentire le dichiarazioni dei segretari regionali di CGIL e CISL e UIL. Servono che le istituzioni tutte assumano questa centralità del lavoro. Noi continueremo la nostra battaglia perché non ci vogliamo assolutamente rassegnare che si possa morire di lavoro nel nostro paese. Quindi nelle prossime settimane attiveremo altre iniziative che saranno volte a sensibilizzare tutti i rappresentanti dei lavoratori della sicurezza in una grande formazione affinché la sicurezza ritorni all'elemento centrale dell'iniziativa sindacale. L'altro tema che abbiamo scelto, quello più squisitamente locale, è proprio l'arretratezza delle aree interne della nostra regione. Uno sviluppo polarizzato solo sui grandi centri urbani che non ha mai tenuto conto della marginalità delle aree interne. E marginalità significa assenza di servizi sociali, marginalità significa assenza di programmazione, significa assenza di politiche demografiche, significa lo spopolamento e la desertificazione di buona parte del territorio di questa regione. 7 giovani su 10 non hanno mai visto un lavoro. Ripartire cercando di dare una risposta per evitare che i giovani da una parte vanno via, quando i giovani vanno via dalla nostra regione, diciamo il futuro di questa regione va via. E per dare una risposta a chi quel lavoro l'ha perso e ha 50, 52, 54, 55 anni, si è troppo giovani per andare in pensione, troppo vecchi per riprendere il lavoro, ci dobbiamo organizzare da solo, dobbiamo, nel senso nobile del termine, sporcarci di più le mani. Il 1° maggio a San Costantino Albanese è una buona iniziativa in una giornata di festa, di lotta e di riflessione per uscire dalla difesa e intraprendere il percorso del protagonismo unitario e per rimettere al centro il lavoro. Così il presidente del Centro Studi e Ricerche Economiche e Sociali, Pietro Simonetti. San Costantino, sottolinea Simonetti, è il microspecchio della realtà fattuale. Al tempo del falso e dell'industria della paura e della precarietà occorre reagire. C'è bisogno di un piano di ripopolamento e di occupazione, di piattaforme e divertenze. Non solo commentare il passato, conclude Simonetti, ma costruire il futuro con idee, progetti, vertenze come negli anni 60, 70 e alla fine del secondo millennio. San Costantino oggi annuncia la Basilicata di domani. Può essere diverso con l'unità sindacale, bloccando il declino e lottando come quando si occupavano le terre o si conquistava la parità retributiva o lo statuto dei lavoratori. Il 1° maggio all'insegna della musica invece a Matera, dove CGIL e CISL e UIL hanno organizzato, insieme al coordinamento delle 31 associazioni aderenti alla Marcia per la Cultura e il Lavoro, un concerto in piazza Vittorio Veneto questo pomeriggio dalle 16 fino alle 24 per porre l'attenzione sull'importanza strategica della cultura come motore per lo sviluppo del territorio materano, lucano e murgiano e per continuare l'azione sui contenuti legati al futuro della capitale europea della cultura 2019. Altre iniziative locali sono in programma sempre nel Materano, a Irsina e a Montescaglioso. E al Teatro Stabile di Potenza la tradizionale consegna delle stelle al merito per chi ha fatto del lavoro una ragione di vita, distinguendosi per perizia e laboriosità. Ci racconta come è andata questa mattina Fabrizio Di Vito.
Felicissimo di ricevere questa onorificenza, anche perché vengono gratificati gli anni che uno ha dedicato al lavoro, con le sue difficoltà, con le mie debolezze che ho avuto, ma anche e soprattutto con la forza di voler sempre andare avanti. Oggi è una giornata importante per noi, che non è un punto di arrivo, ma ci responsabilizza ancora di più, diciamo, per il nostro prossimo futuro, sia a livello professionale che a livello proprio nel contesto della società. Ci ancora permette di dare qualcosa, in primis ai nostri figli, perché dobbiamo dare qualcosa anche a loro e anche alla società, ai ragazzi futuri. Sono 11 le stelle al merito del lavoro consegnate da altrettanti lavoratori lucani che si sono particolarmente distinti per perizia e laboriosità. La tradizionale cerimonia si è svolta al Teatro Stabile di Potenza alla presenza di autorità civili ed istituzionali nella giornata del 1° maggio, però la festa del lavoro non fa passare in secondo piano le preoccupazioni che caratterizzano una stagione fatta di incertezza e sfiducia, come sottolineato dal console regionale di Federmaestri Basilicata Antonio Papaleo. Tra le diverse emergenze, quella che maggiormente deve preoccupare è rappresentata dall'emorragia dei giovani che, insieme alla denatalità e al crescente fenomeno del calo dei matrimoni, potrebbe prefigurare una lenta ma inesorabile eutanasia per questa nostra realtà regionale. Un'eutanasia facilitata dalla sistematica soppressione di presidi istituzionali, di strutture pubbliche e private, oltre che dal cimitero di tante, troppe attività produttive industriali. Le 11 stelle sono andate a 8 lavoratori del Potentino e 3 del Materano. Tra i settori primeggiano i servizi e si affaccia anche la nuova realtà del volontariato. Questi nomi dei nuovi 11 maestri del lavoro: Francesco Amodio, Cosimo Carmelo Bolognese, Maria Caterina Ferrara, Rocco Gifuni, Domenico Lucia, Pasquale Palmieri, Giacomo Trezza, Nicola Verrastro, Fabrizio Lupariello, Saverio Ruggeri ed Eustachio Persia. E dall'ampia pagina dedicata al 1° maggio passiamo alla politica e la logica dei veti incrociati che muove le pedine dei partiti e che dal nazionale ha riflessi sul regionale. Dopo la vittoria in Friuli della Lega, Pepe e Cappiello in Basilicata reclamano un centrodestra a trazione leghista. Dal fronte PD invece si irrigidiscono le visioni dei renziani e in casa Leo Rutigliano chiede un progetto che parta dai problemi della gente. Mara Risola. È il continuo valzer di posizionamenti che dallo scontro tra partiti e movimenti nazionali rimbalza di riflesso anche nelle logiche locali. Soprattutto in Basilicata, dove presto i cittadini saranno chiamati ad eleggere presidente e consiglio regionale. È proprio nell'ottica elettorale che la Lega del senatore Pasquale Pepe ha iniziato a muoversi, visti i risultati ottenuti in Friuli Venezia Giulia e in Molise. «Siamo per un centrodestra a trazione leghista», hanno annunciato da Matera il coordinatore regionale Antonio Cappiello e il senatore Pepe. «Apriremo le porte», hanno detto, «a quanti sono legati al territorio. Vogliamo lavorare alla luce delle esperienze fatte e delle indicazioni di Matteo Salvini». Di tutt'altra pasta le parole che riecheggiano negli ambienti renziani dell'ex segretario Renzi, irrigiditi sulle posizioni del leader nazionale di chiusura ai 5 Stelle, anche alla luce delle critiche mosse all'ex premier dal pentastellato Luigi Di Maio. Le affermazioni contro il Partito Democratico, si legge in una nota dell'onorevole lucano Vito De Filippo, sono veramente il segno di un ego smisurato. Dal 4 marzo, ha spiegato l'onorevole, abbiamo ascoltato di tutto, ma siamo fermi allo stallo totale. Abbiamo perso e chiediamo di stare all'opposizione. Visione contrapposta a quella del consigliere regionale Dem dell'area emiliano Piero La Corazza, che in un tweet dichiara il suo sostegno al reggente Martina, contrario alla chiusura ai 5 Stelle di Matteo Renzi. «Ho parlato con Maurizio Martina», scrive La Corazza sui social. «Ci tenevo a dirgli che ho apprezzato la sua dichiarazione». Dal fronte Liberi e Uguali di Basilicata, invece, il giovane Carlo Rutigliano, coordinatore del Movimento della Sinistra Giovanile, chiede un confronto vero sui temi. «Serve partire dalle soluzioni ai problemi della gente», dichiara la nuova. «Non si fanno i tavoli per vincere le elezioni, ma per dare risposte ai cittadini». E al segretario del PD Mario Polese, che annuncia la rigenerazione del Partito Democratico, Rutigliano suggerisce soluzioni più drastiche. «Penso che non serva rinnovare. La Basilicata ha bisogno proprio di un progetto nuovo». E Potenza in queste ore è la capitale della prevenzione. È in corso infatti in piazza Mario Pagano la tappa dell'Associazione di Oncologia Medica con il pulmino per offrire consigli e informazioni sulla prevenzione. Ce ne parla Celestino Benedetto.
Nel 2017 in Basilicata sono state stimate 3.209 diagnosi di cancro. Il 40% del totale, ovvero circa 1.280 casi, potrebbe essere evitato seguendo alcune semplici regole, e una è costituita dall'adesione ai programmi di screening. I dati sono stati resi noti dall'AIOM, Associazione Italiana di Oncologia Medica, che a Potenza, in piazza Mario Pagano, promuove la sesta tappa della nuova edizione del Festival della Prevenzione e Innovazione in Oncologia. All'interno di un pullman, gli oncologi dell'AIOM forniscono consigli e informazioni sulla prevenzione, sull'innovazione terapeutica e sui progressi della ricerca in campo oncologico. Lanciamo, sul modello dei festival della letteratura, il Festival della Prevenzione e Innovazione in Oncologia per spiegare agli italiani, ha detto il direttore di oncologia dell'ospedale San Carlo di Potenza, Domenico Bilancia, il nuovo corso dell'oncologia, che spazia dai corretti stili di vita agli screening, alle armi innovative e al reinserimento nel mondo del lavoro. Per quanto riguarda la mammografia, indispensabile per individuare in fase precoce il tumore del seno, la nostra regione, ha aggiunto Bilancia, si è dimostrata virtuosa, evidenziando percentuali superiori alla media italiana. Infatti il 66,2% delle donne lucane ha eseguito questo test all'interno dei programmi organizzati, 53,5% la media in Italia, e il 55,7% ha aderito al PAP test per la diagnosi iniziale del tumore del collo dell'utero, contro il 44,6% dell'Italia. È invece inferiore rispetto alla media nazionale del 36,4% l'adesione al test per la ricerca del sangue occulto nelle feci, pari al 27%, per individuare in fase precoce il cancro del colon retto. E ora c'è la pubblicità, fra poco con tutte le altre iniziative del 1° maggio e lo sport. Design e restyling di interni di Vito Coviello. Pitturazioni, carte da parati, controsoffittature, pareti acustiche, coibentazioni, rivestimenti a cappotto, guaine bituminose. Design e restyling di interni di Vito Coviello a Lago Pesola e Potenza. Per informazioni 340 63 70 636 vitocoviello@hotmail.it. Traverso torna con un nuovo progetto che porterà la realtà lucana tutta all'interno degli studi della nuova TV. Una nuova sfida in cui non mancherà l'analisi, l'approfondimento e l'inchiesta giornalistica. Con un impatto immediato grazie al confronto con gli ospiti che interverranno. Caffè di Traverso dal martedì al venerdì alle 10.30 e alle 15.30 negli studi della nuova TV. E naturalmente non mancherà il caffè. Seconda parte della nuova TG, al via oggi la 12ª stagione del Volo dell'Angelo tra Castelmezzano e Pietrapertosa nelle Dolomiti Lucane. Nuove emozioni sulla scia degli oltre 19.000 voli effettuati lo scorso anno. Ce ne parla Lucia Pietrafesa. Il Volo dell'Angelo continua ad affascinare turisti di ogni età e anche per il 2018 si registra già in prevendita il sold out. Sono stati 19.000 i voli effettuati lo scorso anno, il 12% rappresentato da stranieri provenienti da Inghilterra, Germania, Svizzera, Francia, Spagna e persino Australia, Corea e Taiwan. Numerosi visitatori italiani, oltre alla Puglia con il 30% e la Campania con il 16%, è sempre più evidente la presenza di angeli in volo provenienti da Lombardia, Toscana e Lazio. Le premesse ci sono tutte per continuare a vivere un'esperienza indimenticabile anche quest'anno, lasciandosi librare nell'aria da soli o in coppia, sfiorando le nuvole ammirando dall'alto i paesi di Castelmezzano e Pietrapertosa, entrambi inseriti nell'elenco dei borghi più belli d'Italia, paesi che in questi ultimi mesi sono stati scenari per iniziative di successo, una tra tutte le riprese di uno spot Toyota per la promozione dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Accanto al Volo dell'Angelo tra Castelmezzano e Pietrapertosa è possibile percorrere le vie ferrate, avventurarsi sui ponti sospesi o fare trekking in un percorso unico ed emozionale.
E oggi, sempre in occasione della festa del lavoro, tutti i musei e le aree archeologiche del polo museale della Basilicata resteranno aperti secondo il normale piano orario e tariffario. Dal museo di Palazzo Lanfranchi al museo Ridola di Matera, il più antico museo della Basilicata, recentemente rimesso a nuovo con il nuovo allestimento. Dal museo archeologico di Metaponto sino a quello della Siritide di Policoro. E ancora il museo di Nuova D'Amestiano di Potenza, il museo archeologico di Muro Lucano e quello dell'Alta Val d'Agri di Grumento. Al museo archeologico del Melfese invece è possibile visitare ancora fino al 3 giugno la mostra fotografica, documentaria e multimediale di Paolo Rumiz e compagni, L'Appia ritrovata in cammino da Roma a Brindisi. A Venosa ancora aperti il museo e il parco archeologico. Per l'elenco completo, gli orari e i biglietti consultare il sito www.polomusealebasilicata.beniculturali.it e le rispettive pagine Facebook dei musei. E ora passiamo al calcio, perché divampa l'entusiasmo nel capoluogo di regione per il ritorno in Serie C del Potenza dopo 8 anni di assenza. Ad obiettivo raggiunto, a fare il punto della situazione è uno dei principali attori del capolavoro rosso-blu. Parliamo di mister Nicola Ragno, intervenuto a Ma che calcio dici ieri sera. Vediamo. A distanza di 48 ore dalla sbornia di entusiasmo scaturita dopo il successo ottenuto contro il Taranto, che ha riportato il Potenza in Serie C dopo 8 anni, non tende a scemare. L'euforia esplosa nel capoluogo per il raggiungimento di un traguardo tanto atteso. Uno dei fautori della trionfale cavalcata rosso-blu è stato il tecnico del Potenza Nicola Ragno, intervenuto lunedì sera Ma che calcio dici sulla Nuova TV. È stato un impegno bellissimo e diciamo che le emozioni sono... Io sono ancora emozionato, sono sincero, perché vi dico la verità, quello che è successo a Potenza non ho mai vissuto anche negli altri anni, anche se io ho vinto, però l'anno scorso un campionato, forse quest'anno ed era un certo tipo di pressione, quest'anno un altro tipo di campionato dove dalla prima giornata siamo rimasti in testa e quindi era difficile anche gestirlo. Perché le pressioni erano tante, le aspettative del Potenza città erano tante, tutti, a volte avevamo in mente anche dei pensieri come se la paura di non farcela, anche se non è mai palesato questo tipo di pensiero, però sai, io volevo dare questa grandissima soddisfazione a chi mi ha dato la possibilità di andare in questa piazza, che è stato il presidente Cagliata, e poi a tutto questo pubblico di Potenza che negli ultimi anni ha vissuto delle annate un po' particolari. Una vittoria importante che richiama una dedica speciale per l'allenatore rossoblù. No, la dedica la faccio sempre alla mia famiglia, perché noi, dico, purtroppo abbiamo delle perdite gravissime, io in particolar modo ho perso mio padre, avevo soltanto 18 anni, che per me è stata già una perdita che mi ha influenzato poi durante il percorso di vita. Ho perso mia madre l'anno scorso e ho perso un'altra figura importante, e poi insomma la figura più importante è quel pezzo di cuore che mi manca, e quando ho perso mia figlia 10 anni fa. Il tecnico di Molfetta conclude infine soffermandosi sul suo futuro. Mi piacerebbe rimanere qui, perché io mi sono trovato non bene, benissimo. Mi piacerebbe fare la Serie C, perché non l'ho mai fatta. E penso che ho dato 100 quest'anno, l'anno prossimo darò 1000, perché io penso sempre a migliorarmi. E se ho bisogno di altre situazioni per poter migliorare il rendimento, anche nel ciclismo, metterò veramente oltre al cuore tutto per poter esprimere la persona che mi colorano. Non un incontro, diciamo che siamo fatti delle battute fra me e il presidente, e dobbiamo incontrarci sicuramente, penso, la settimana prossima. Diciamo che da parte mia c'è la disponibilità a parlarne per, tra virgolette, progetto futuro. Poi deciderà sempre lui, lui è il nostro capo, lui è il nostro capo di lavoro, lui è colui che ha iniziato questo progetto. Se io vedo nel progetto, a me farebbe immensamente piacere. Se non riescono in quel progetto, amici di prima,
chiaramente valuterò. Sono complessivamente 131 gli eventi del Maggio Potentino, con 808 appuntamenti in tutta la città di Potenza, spaziando tra arte, musica, letteratura e beneficenza. Il cartellone è stato presentato ieri pomeriggio nel corso di un incontro dal sindaco e dall'assessore comunale alla cultura, ovvero Dario De Luca e Roberto Falotico. Si parte con tre mostre su Potenza Calcio, sui graffiti e sulle foto di street art. Bene, per questa edizione non c'è altro, io mi fermo qui, vi ringrazio per la cortese attenzione e vi auguro un buon proseguimento di giornata con i nostri programmi.